Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati! Domenica del Buon Pastore, occasione meravigliosa per rivedere la nostra vita e riscoprire che c'è una porta che ci permette di uscire dalla nostra sofferenza e accedere alla salvezza. E quella porta è Gesù. Fermiamoci dunque sull'immagine della porta, tema molto pregnante dal punto di vista antropologico e spirituale. Pensate già nella lingua italiana, noi diciamo speriamo si apra una porta per dire speriamo che ci sia una via di uscita, speriamo di trovare una soluzione o comunque l'auspicio di una svolta positiva. E poi il famosissimo detto carico di ottimismo, si chiude una porta, si apre un portone. Di per sé una porta è un'apertura che mette in comunicazione due spazi tra loro separati, che permette di entrare in un ambiente e di uscire da un altro. Nella città di Gerusalemme, una delle porte di accesso era denominata Porta delle Pecore e anche al Tempio stesso, luogo di incontro del popolo con il suo Dio, vi era una porta d'ingresso e poi, tra le altre, la porta di accesso al Santo dei Santi, il luogo più santo dove solo il sommo sacerdote poteva entrare una volta sola all'anno. Ecco, miei cari, Gesù applica simbolicamente a sé tutto ciò e dice: io sono la porta delle pecore, se uno entra attraverso di me sarà salvato. Cioè, per mezzo di Gesù e della fede in Lui possiamo accedere alla salvezza, alla comunione di vita con Dio. È Gesù il varco, la porta di accesso al Padre, che ci permette di entrare in un nuovo ambiente, l'amore di Dio, così che il mio ambiente vitale non sia più semplicemente la mia vita biologica, psicologica, carnale, ma l'amore del Padre. Vedete, miei cari, ognuno di noi tende a trasmettere ciò che ha vissuto nel suo ambiente vitale e tende a portare nel mondo ciò che ha dentro di sé. Tante rabbie, frustrazioni, ma anche modi di fare, belli o meno belli, schemi, abitudini, convinzioni, sono anche frutto dell'ambiente nel quale siamo cresciuti. Ecco, grazie a Gesù noi possiamo accedere alla salvezza, possiamo entrare e dimorare in un nuovo ambiente, che è Lui, è il suo amore per noi, la sua tenerezza, la sua misericordia. E diffondere attorno a noi quest'ambiente meraviglioso che abbiamo dentro di noi. Faccio un esempio, eroico, certo. San Massimiliano Maria Kolbe, bunker della fame, condannato a morire insieme ad altri detenuti nel campo di concentramento di Auschwitz. In quell'ambiente di morte, lui prega, salmeggia, canta, conforta e sostiene tutti gli altri prigionieri. Vedete, in quell'ambiente di morte, lui porta quell'ambiente d'amore divino che aveva e coltivava nel suo cuore. E ancora, miei cari, pensate a Francesco d'Assisi, cresciuto in una famiglia borghese, mondanamente, aborriva i lebbrosi. Inizia il cammino di conversione, intorno ai 25 anni, leggendo il Vangelo mentre era in carcere. Man mano accoglie Gesù nella sua vita e fa esperienza del suo amore. Dopo tempo incontra un lebbroso e cosa fa? Per amore del Signore, e mosso dall'amore del Signore, lasciandosi guidare dalla sua parola, vince l'iniziale ritrosia, va incontro al lebbroso e gli dà il bacio della pace e avverte una trasformazione interiore. Vedete, miei cari, la concretezza di Francesco, per lui varcare la porta che Cristo voleva dire conformarsi a Lui, imitarlo, e come inizia a vivere secondo quell'ambiente dell'amore divino che portava nel suo cuore e a diffondere quell'amore alle persone che gli stavano accanto, tant'è che lui stesso dirà: aborrivo i lebbrosi, il Signore mi usò misericordia e mi condusse in mezzo a loro. Ecco, miei cari, noi varcando quella porta che è Gesù, con i nostri atti di fede, possiamo vivere relazioni più belle e significative perché impregnate dell'amore di Dio e per Dio. Allora potremmo dire che se da un lato Gesù è la porta che ti permette di accedere alla salvezza,
alla vita eterna, alla comunione con Dio, dall'altra parte è anche quella porta che ti permette di uscire da te stesso, dal tuo egoismo, dalle tue prigionie interiori, come vizi, rancori, atteggiamenti mondani e infantili. Dice infatti Gesù: «Io sono la porta delle pecore, se uno entra attraverso di me sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pascolo». Entrare e uscire è un'espressione semitica che indica il complesso dell'attività esteriore di qualcuno. Dunque Gesù, per dirla in semplicità, allude a una grande libertà interiore che può arrivare a vivere chi crede in Lui, a relazioni segnate dalla gratuità, non dal possesso, perché interiormente alimentati dalla sua parola e dal suo amore, nutriti, pacificati. Perché è importante tutto questo? Perché per quanto ci si possa mostrare aperti al mondo e agli altri, interiormente siamo più chiusi di quel che pensiamo. Spesso la nostra vita è stata o è come un recinto chiuso, chiusi in noi stessi, poco attenti agli altri. I nostri sensi, che dovrebbero essere porte aperte sul mondo per aiutarci a vivere in relazione, spesso ci servono solo a fagocitare immagini, suoni, esperienze. Quante volte ci arrocchiamo in castelli, materiali e non, che diventano le nostre prigioni. Ci trinceriamo nei nostri schemi, assolutizziamo le nostre prospettive, mendicando sicurezze che ci diano stabilità. La verità è che siamo fragili e per la paura di non essere, di essere feriti, ci chiudiamo, ci abbarbichiamo alle cose, al ruolo che occupiamo. Viviamo un po' con la logica del riccio, che non appena si sente in qualche modo minacciato si raggomitola, tirando fuori gli aculei, o con la logica del cane con l'osso, che ringhia a chi glielo vuol togliere. Molti purtroppo vivono così, per difendere i propri possessi o le proprie presunte sicurezze, sicurezze che tendono a diventare gabbie. E tutto, miei cari, può diventare una gabbia, persino il modo di vivere la fede, ridotta a una religione fatta di regole da osservare solo per sentirsi a posto. Persino il servizio che faccio può diventare una gabbia, perché in esso non cerco il bene degli altri, ma me stesso, il mio tornaconto. Anche i figli possono diventare una gabbia. Anziché donarmi per il loro vero bene, cerco me stesso il mio valore in loro. Per non parlare poi delle gabbie nelle quali ci rinchiudiamo quando soffriamo o quando non accettiamo la sofferenza. Ci isoliamo, ci spegniamo. Oppure, dopo un peccato grave, pensiamo che non ci sia più nulla da fare. E siamo rinchiusi in quel baratro del nostro senso di colpa e la vita man mano ci schiaccia giorno dopo giorno. Ecco allora l'annuncio, miei cari, la porta è aperta. Gesù è questa porta, è Lui che ci permette di accedere alla salvezza e questa porta è aperta per tutti, chiede solo di essere varcata. Dunque coraggio, perché non sei condannato a restare nella tua colpa. Puoi varcare quella porta del perdono. Non sei condannato a soffrire senza senso. Varca quella porta. Unisciti a Cristo. Lascia che il suo amore illumini il tuo dolore. Non sei condannato a vivere per te stesso, chiuso nella tua solitudine egoista. Varca quella porta. Fai esperienza di quell'amore potente che ti spinge a vivere per amare. Gesù ha aperto il varco, è Lui quella porta che ci connette a Dio, che infonde in noi il suo amore e ci spinge a camminare per vivere un meraviglioso esodo, dalla schiavitù alla libertà, dall'io a Dio, dall'io al noi. E tutto questo è possibile perché Gesù non è solo la porta, ma è anche il pastore. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti ad esse e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Ecco chi è Gesù, il nostro pastore, colui che ha dato la vita per noi, che ci ama, che ci conosce, che ti conosce personalmente e parla al tuo cuore.
facendone vibrare le corde con la sua parola, con il suo Santo Spirito, perché anche noi possiamo seguirne le orme e fare della nostra vita un dono d'amore. E allora, come dice il Salmo 23, il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Anche se camminassi in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Non temiamo dunque, non siamo condannati a restare chiusi in noi stessi. La porta è aperta e se il nostro pastore è Gesù, non abbiamo nulla da temere. Perché? Perché tu, o Signore, sei con me. Che il buon Dio vi benedica. Pace e bene a tutti.